Abbiamo deciso come sindacato dei pensionati italiani, come SPIR, di manifestare in questo periodo fuori da tutte le prefetture italiane. A Lecco siamo riusciti a fare questo presidio in maniera unitaria, assieme ai pensionati della FNP CISL e della WILP. Questo è un dato importante perché era da un po' di tempo che non riuscivamo ad avere un'unità sulle cose da portare avanti e da chiedere a questo governo. La manovra finanziaria è stata una manovra che colpisce sostanzialmente i più deboli, ci si accanisce contro le persone che fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese, mi riferisco al sistema delle pensioni, mi riferisco ai ticket sanitari, mi riferisco al fatto che non si sia intervenuti sulle detrazioni e sulla riduzione delle tasse. Mi riferisco al fatto che una parte di questo paese continua a stare sempre meglio e non si interviene per prendere lì le risorse e quelli a cui le persone che stanno male, sempre più male, si continuano a colpire. Noi vogliamo che ci venga fatta una manovra finanziaria che colpisca le alte rendite, che si rivalutino le pensioni per il recuperare il potere d'acquisto delle stesse. L'Istat ci dice che più del 50% dei pensionati non arriva a 1000 euro al mese, le spese sono sempre più tante, che si colpiscano le rendite finanziarie, si facciano investimenti per la crescita del paese, perché senza crescita non ci può essere sviluppo e senza crescita non si va da nessuna parte.